Se ci sono cose che cambiano tanto velocemente, ce ne sono altrettante che non cambiano persino nel 2010. Questa è la musica che accompagna la magia senza tempo del ballo delle debuttanti della Venaria Reale, la Regia Sabauda dei Principi di Piemonte. È un tuffo nel passato, ci sentiamo un po' ragazze moderne, ma che appunto tendono a rivalutare i vecchi principi, quindi la tradizione. È come tornare indietro nel tempo. Indossi l'abito e sei una principessa. Anche se siamo 26 principesse, stasera la percepisco come la mia serata speciale. E se pensate che le ragazze di oggi abbiano perso i valori di un tempo, guardando queste immagini vi ricrederete. La corretta posizione è mai, non si appoggia mai la mano e mai il gomito, ma a una via di mezzo, facendo attenzione di tenere un pugno non molto chiuso e non molto aperto. Una delle portate più difficili da mangiare, diciamo, è stata la frutta, perché non ero abituata a tagliarla con frutta e coltello. Il pane va spezzato con le mani e non morsicato, come fanno gli animali. Per quanto riguarda il risotto, non si può né soffiare né appiattire, quindi prendere con la forchetta solo le parti laterali e aspettare che si raffreddi. La cosa che sicuramente bisogna ricordare è tenere sempre le forchette in una determinata maniera, anche perché sennò poi il cameriere non ti porta via il piatto se hai finito di mangiare. 10 giorni di duro lavoro per vivere questa serata speciale e per imparare a diventare donne. Qual è stata la cosa più difficile in questi giorni? Sicuramente sostenere il ritmo, prove incalzanti, magari poche ore di sonno. Il valzer veloce, la più facile è la quadriglia. Il passo di valzer girato veloce. Il rischio qual è? Che mi pesi il vestito. È sempre il sogno di quando uno è bambina. Cioè, comunque il vestito bianco, le acconciature, tutto il trucco bello. È una cosa proprio che ti cambia. Io l'ho vissuta quasi come il passaggio da l'età in cui sei bambina all'età in cui diventi donna. Queste cenerentole moderne vengono da tutta Italia. Qualcuna studia già all'università. Io studio lettere e filosofia, indirizzo di conservazione dei beni culturali. E questa Reggia? Stupenda. Sono molto legate alla famiglia. A chi lo dedichiamo questo ballo? Alla mia mamma. Alla nonna, che non c'è più. E soprattutto, se chiedete loro, il principe azzurro? Ce l'ho a casa, qua ho solo il cadetto. E com'è il cadetto? Bravo a ballare, dai. Alla serata, che ha anche scopi benefici, partecipano 26 aspiranti guardia marina dell'Accademia Navale di Livorno. Abbiamo fatto comunque numerose prove con le ragazze, cioè ci siamo impegnati, abbiamo lavorato parecchio e speriamo che comunque questa sera sicuramente andrà tutto bene, ecco. Come balla la tua ballerina? Beh, devo ammettere che balla bene, sì. Ma a proposito di principi azzurri, ce n'è anche uno molto atteso. Nella fiction Terra Ribelle, alla fine si scopre che da Buttero tu diventi principe. Il principe azzurro? No, no. Io, Rodrigo, no. Andrea, il personaggio, sì, era un principe detrás di un butero, ma io no, no. Si ripercorre il sogno che tutte le ragazze hanno, no? Di poter essere presentate in società, di conoscere dei ragazzi della loro età, di poter progettare il loro futuro, e un ballo è uno dei modi eleganti per progettare questo futuro. Rodrigo è una persona umile che ama l'attuazione, il cine, la musica. Cavaliere, non un principe, un cavaliere. Penso che sì. E questa Reggia? Questa Reggia è uno dei miei massimi orgogli, essere presidente di questa Reggia è un grandissimo piacere, è veramente uno dei gioielli, è un lavoro che abbino bene con quello della fiction, che è un altro gran bel lavoro. Ultime raccomandazioni prima di entrare, quali sono? Di stare tranquille, di essere bellissime e di godersi la serata. Emozionate? Molto, sì sì, è 2 settimane che ci prepariamo a questo evento, quindi l'agitazione è al massimo. Il cadetto o il papà? Il papà!